A 40 anni dall'omicidio dell'idroscalo, con i suoi ancora tanti punti interrogativi, si porta in scena la vita di Pierpaolo Pasolini, grande intellettuale del Novecento. La messa in scena, scritta e diretta dal regista Alfredo Traversa, influenzata dall'opera del giornalista Giuseppe Puppo, PPP, Incontri decisivi, con il patrocinio del Centro Studi Casarsa della Delizia, è il non racconto, ma la possibilità di percepire Pasolini attraverso parole che si attengono alla vita del poeta e rappresentano in fondo l'inconscio di quanti si pongono con senso critico rispetto alle vicende della vita. Tutto questo mercoledì 27 maggio alle ore 20:30 presso l'Auditorium Tarentum di Taranto. Negli aspetti forse meno conosciuti e meno frequentati, con una grandissima attualità, ecco. L'attualità perché Pasolini continua ad essere l'intellettuale che è riuscito a guardare avanti, talmente avanti da essere ancora attualissimo, ed è poi una spina nel fianco, penso, per una destra che non c'è più e per una sinistra che fra poco non ci sarà neanche più. Quindi è la coscienza critica per entrambi. In questo spettacolo, che nasce da varie iniziative che io avevo intrapreso, Alfredo Traversa, col quale ci siamo conosciuti qui al sud, e questa è una produzione del sud, di Taranto, della Puglia, quindi è una cosa bellissima perché avrà rilevanza nazionale, ha tratto liberamente una messa in scena che io per primo sono ansioso di vedere. Questo spettacolo ricordiamo anche il suo primo inizio poetico. Lui iniziò a scrivere per un concorso poetico proprio per il premio Città di Taranto con presidente Giuseppe Ungaretti. Questo episodio viene teatralizzato, viene ricordato nell'opera Pa, anche usando la lingua tarantina, il dialetto tarantino, proprio per un discorso che già Pasolini aveva fatto per la rivalutazione dei dialetti italiani. Quindi è un omaggio di Taranto, della città di Taranto, al passaggio di Pasolini proprio nella nostra città.